Ci spiace per gli altri, dai ragazzi. Tiziano Coppa dice: Pino, in passato avresti parlato male di Benson e questo Dupré ha detto che dovresti chiedere scusa. Dagli una lezione. Cosa ne pensi? Ma la gente non sa un cazzo del rapporto che c'era fra me e Richard. Io sono stato in contatto con lui tramite sua moglie fino alla fine. Digli a sto coglione di sciacquarsi la bocca con la benzina e magari di accenderla anche. La gente non sa un cazzo e parla sempre a vanvera proprio. È proprio così. Che massa di coglioni proprio. Winston Smith dice: Jack, possibile chiedere a Pino un qualche ricordo personale di Richard Benson? Richard Benson io l'ho incontrato una volta sola. Abbiamo fatto un programma sulla 7 a Roma. Io ero andato a Roma apposta. E non mi ricordo come si chiamava. C'era dietro Ben in casa, mi sembra. E non mi ricordo, sono passati 20 anni. Non mi ricordo. E l'ho conosciuto lì, ma abbiamo parlato pochissimo. Ho conosciuto Esther, sua moglie, con cui quando lui è stato male sono sempre stato in contatto. E quello che mi piaceva di lui è che lui aveva una grande conoscenza musicale, proprio da fans come me, da fans. Aveva ascoltato la musica partendo da Hendrix andando avanti, no? E quando vedeva l'ignoranza su queste cose, come capita a me, si incazzava come una bestia proprio. Enzo Ferrari, riposa in pace, Richard. Riposa in pace. Un grande abbraccio. I Fear of Confusion dicono: vorrei cogliere l'occasione per questo nuovo inizio di stagione per fare un grande omaggio a Richard Benson. Grande Richard. In attesa del suo nuovo album. Un abbraccio a Marco Torri e a tutti i ragazzi che lo stanno producendo, che vogliono contribuire al suo ultimo singolo. Ciao a tutti. Sicuramente, quando uscirà ne parleremo anche qua su Rock TV. Certamente. Grande Richard. C'è cosa? James. James sta lavorando, no? Birretta?